Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Sassuolo si prepara al secondo fine settimana delle fiere d'ottobre 2022. Oltre a bancarelle, mercatini e negozi aperti, il centro, cittadino e non solo, sarà animato da varie iniziative. Domenica, pomeriggio, in particolare, nelle vie del centro storico si esibirà la fanfara dei bersaglieri e in piazza Martiri, partigiani in musica con Sassol House. Piazza Martiri, partigiani, dalle 16 ospiterà anche le esibizioni di diverse società società sportive. Spazio anche all'arte con l'esposizione di opere del gruppo pittori sassolesi Jacopo Cavedoni in vicolo Conce con la mostra nel blu dipinto di Giuseppe Stampone alla Galleria Marca Corona. In serata chiuderà la domenica di fiera lo spettacolo Quegli erano giorni al Temple Theater. E a proposito di Temple Theater è stata presentata questa mattina la stagione teatrale 2022-2023 organizzata dall'associazione STED che vedrà il coinvolgimento di diverse realtà del territorio sassolese e non solo le nostre interviste. Allora, un programma davvero molto ricco, si parte già questo fine settimana, quindi eh, siete carichi. Siamo molto carichi, questo è la, il secondo anno che gestiamo questo spazio bellissimo, il Temple Theatre di Sassuolo. Alle mie spalle avete la stagione ricchissima, come vedete spaziamo dal teatro, la danza, eh, la musica, associazioni amatoriali che verranno ospitate qui per presentare il loro lavoro. E poi noi da anni portiamo avanti un, un progetto che si chiama Classi in Scena nelle scuole eh, di, di Modena e Provincia e quest'anno confermiamo il lavoro con gli istituti di Sassuolo, il Volta al il Formigini che verranno qui appunto a, a vedere i nostri spettacoli. Diverse sono anche le rassegne, quindi ce n'è per tutti i gusti. Assolutamente, sì, noi ci occupiamo di spettacoli sia per bambini eh, con rassegna la domenica, le domeniche di fiabe e per adulti e poi anche spettacoli itineranti al di fuori del teatro, quindi non solo qui in questo bellissimo spazio ma anche spettacoli itineranti nel parco, nel giardino ducale e anche chissà, e anche in qualche strada del centro di Sassuolo per le fiere di ottobre. Come abbiamo detto, il calendario parte già ad ottobre, però va avanti fino a primavera inoltrata. Esatto, parte ad ottobre, tra l'altro, con un'associazione di Sassuolo, ospite, vedete qui, eh, quelli Eran Giorni. Scintille del proscenio, che questo weekend, tra l'altro, sabato è già sold out, quindi se siete interessati, venite domenica. E poi ci sarà eh, dopo, il weekend dopo la danza, eh, eh, un progetto prodotto da Associazione Culturale STED. Allora la stagione quest'anno ha incentivato ancora di più le eh, collaborazioni con associazioni locali con la rassegna Chilometro Zero, che l'anno scorso era nata eh, come un, um, un call, nel senso una call per eh, associazioni che volevano partecipare. Quest'anno finalmente si è sviluppata e ne abbiamo due o tre eh, che portano il loro prodotto artistico qui da noi, per nove appuntamenti in totale. Ehm, la novità in realtà di quest'anno è la presenza di associazioni invece nazionali, quindi c'è un'associazione eh, San Papier di Danza che viene da Milano e ci sono tre monologhisti che vengono eh, da, eh, sia da Roma che da Milano e ve li faremo scoprire nel, lungo tutta la eh, stagione. Eh, il primo sarà a dicembre, quindi Castriot scedi che porta il suo monologo Alba che è su eh, tutto il tema dell'immigrazione. Questo per noi è una grande novità perché apre la possibilità di chiamare un pubblico che venga attratto anche non solo da realtà locali o dall'associazione Sted che comunque ha delle produzioni che vengono comunque eh, portate in tutte le scuole sia di Modena che di Sassuolo ma anche di avere la possibilità di incentivare un pubblico che conosce il nome che portiamo finalmente presso il Temple Theater di Sassuolo. Una collaborazione importante poi è quella con le scuole locali. Sì, eh, noi con le scuole locali abbiamo in atto eh, a, su Modena da circa 30 anni, 27, eh, il progetto Class in Scena, eh, da una decina d'anni il processo, progetto Class in Scena, eh, che è eh, praticamente portare il teatro nelle scuole o le scuole a teatro, quindi ci sono opere eh, di Shakespeare, di Pirandello, di Beckett che vengono portate con soli due attori o due artisti all'interno delle scuole o adesso che finalmente possediamo uno spazio che possiamo offrire alle scuole, le scuole vengono portate qui, quindi Baggi, Formigini sono già stati presenti qui e speriamo di espandere ancora di più questa presenza, anche perché eh, questo progetto speriamo di allargarlo alle medie, alle elementari dove già siamo presenti come eh, laboratori. E infatti questo spazio, nel momento in cui è libero da qualsiasi produzione, quindi di solito i giorni off del teatro, cioè lunedì e martedì, abbiamo deciso di dedicarlo alla formazione, sia teatrale che di danza, utilizzando gli artisti della compagnia Stead. Quindi, mercoledì e domenica si va in scena, lunedì e martedì si diventa insegnanti. È in programma per sabato mattina alle ore 11 all'interno dell'aula magna dell'istituto volta la cerimonia di consegna delle borse di studio dell'Associazione Dondorino con i riconoscimenti che per l'anno scolastico 2021-2022 sono stati assegnati a 10 studenti meritevoli. Alla cerimonia saranno presenti i sindaci dei comuni del distretto ceramico e i rappresentanti di Confindustria Ceramica. Andrà in onda questa sera alle 21 su Tele Tricolore, canale 10 o 636 del digitale terrestre, una nuova puntata di Sassuolo Salute, il programma TV a cura della nostra redazione. Nella puntata odierna si parlerà dello spostamento della campagna vaccinale anti-Covid dal PUV di Fiorano al punto prelievi di Sassuolo e dell'Ottobre Rosa, in particolare di un incontro sulla prevenzione dei tumori femminili in programma per il 19 ottobre. È organizzato da per vincere domani Onlus. E ora passiamo allo sport. Appuntamento lunedì allo stadio Ricci per la settima giornata del campionato Primavera. I giovani Nero Verdi, reduci da un pareggio sul campo del Cesena, ospiteranno l'Udinese. Fischio d'inizio alle 15. La vendita dei biglietti è aperta da oggi pomeriggio. Per informazioni visitare il sito www.sassuolocalcio.it. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati insieme a noi. Vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.